Lo so che siete curiosi di sapere com'è andata, quindi poche chiacchiere e andiamo a scoprirlo assieme. Bene ragazzi, scopriamo assieme com'è andata questa dieta. In realtà io già lo so, anzi ho qui il PC con tutti i miei dati perché voglio condividerli proprio con voi, quindi poi ve li mando, ve li metto qui sullo schermo direttamente del video. Prima però di procedere nel video vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un like, condividere o farmi semplicemente una domanda qui sotto a questo video. Vi ricordo inoltre che se volete sostenermi qui sotto trovate il link per acquistare il mio libro, che fa parte di una trilogia che sto cercando, ma spero proprio di riuscirci, di scrivere completamente io. In questo primo libro tratto gli autori, quelli che sono stati gli autori della Guardia Vieca, li ho anche messi in un certo ordine che ora non vi svelo, per chi lo acquisterà poi capirà qual è l'ordine. Tra l'altro, la cosa carina è che in ogni autore trovate un QR code che vi rimanda a un mio video esclusivo che potete vedere soltanto acquistando questo libro. Costa veramente poco, lo trovate in vendita su Amazon e il link è qui sotto. Se lo fate è un modo per sostenermi e ve ne sono grato. Ma veniamo alla dieta. La dieta è andata sommariamente, potremmo dire, bene. Il risultato di perdere qualche chilo c'è stato e continuerò ovviamente almeno un altro mese, altri 2 mesi, insomma, vedremo un pochettino come va. I video, diciamo che terminano qui, forse farò un altro video, magari aggiornamento, quando andrò a fare la seconda visita di controllo. Sì, ma quanti chili hai perso? Vorreste sapere voi, io già lo so. Allora, condividerò, dato che qui ho il mio PC, direttamente con voi questa schermata, così magari la commentiamo assieme. Allora, innanzitutto, come potete vedere, pesavo al momento della mia prima visita 90 kg, al primo mio controllo, pardon, pesavo 88,6 kg, ma non solo, quindi già qui avevo perso 1,4 kg. Come potete vedere, la massa magra è aumentata, mentre la massa grassa è diminuita. E questi sono già dei parametri molto importanti, come mi diceva Beatrice, che ci aiutano a capire che nel complesso la dieta ha fruttato, insomma, il suo risultato. Altri parametri importanti erano i centimetri che ho perso, ovviamente parametri visivi, le misurazioni ovviamente le ha effettuate Beatrice, ho perso circa 5 centimetri alla panzotta, mentre 4 centimetri sui fianchi. Io personalmente sono molto soddisfatto, mi sono trovato molto bene nel seguire questa dieta. Forse il problema che ho avuto di più, l'ho già esplicitato anche a Beatrice, è stato sicuramente la sostituzione delle patate piuttosto che il riso, pasta o comunque questi altri tipi di cibi. Le patate mi risultano abbastanza leggere. Cazziate ricevute, perché non è che è andato proprio tutto perfettamente, perché diciamo che io sono molto difficile da domare, potremmo dire così. E quindi uno degli errori che ho fatto, e sono stato cazziato, e adesso ve lo faccio spiegare anche a Beatrice perché non si deve fare questa cosa, quindi evitate di fare questo errore se state facendo anche voi una dieta, ovvero io seguivo la dieta. Ovviamente, però c'erano 2 giorni, tolti ogni tanto, diciamo, i cornettini post milonga, che quelli sapete benissimo, ragazzi, quanto è difficile da resistere. Però mi veniva spesso di mixare magari il pranzo del lunedì con la cena del mercoledì, perché semplicemente mi piaceva di più, oppure la colazione del giovedì con la cena del venerdì. Insomma, facevo questi mix assurdi e adesso vi faccio spiegare da Beatrice perché non bisogna fare questi mix. Vai Beatrice, illuminaci. Il motivo del quale se la dieta è scritta settimanalmente, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica,
si richiede di al massimo spostare la giornata intera, ma non spezzarle, è il fatto che comunque la scelta delle fonti grasso-proteiche è fatta sulla giornata intera. Quindi, se io poi spezzo 2 giornate, va a finire che magari a pranzo mangio un latticino come la ricotta e la sera, spezzandola, mi capita il salmone. In quella giornata di grassi sono molto più alta della giornata successiva, che poi va a finire che è carne magra, pesce magro, e che quindi tutto sommato diciamo, non ha molto senso fare queste rotture, se tanto più c'è stato qualcuno che aveva progettato la settimana in sé, oppure deciso di distribuire in parte la quota glucidica diversa, e quindi se poi come dire, quel pranzo era previsto meno per dare uno spazio maggiore a dei carboidrati che hanno bisogno realisticamente di un volume migliore. Per esempio, voglio mettere un piatto di patate abbondanti al forno la sera perché quel paziente gli piacciono, allora costruisco la giornata al contrario. Se poi uno spezza la giornata, ha mandato al diavolo anche quel razionale. E quindi ragazzi, onde evitare di combinare pasticci e di mixare e quindi di scombinare realmente il lavoro che ha fatto la nostra nutrizionista e il lavoro che state facendo voi, vi consiglio anche io di non andare a fare questi mix incredibili che ho fatto io. Bene ragazzi, il video si conclude qui, la serie no, perché a settembre andrò a fare un altro check peso per capire se sono stato ancora bravo e anche quest'altro mese, perché il mio obiettivo è quello di tornare in forma e a breve incomincerò tra l'altro anche gli allenamenti, quelli veramente importanti. Tra l'altro, assolutamente da non video, da non, tra l'altro, assolutamente da non perdere i prossimi video in cui vi parlerò di dove insegnerò quest'anno, quali saranno, diciamo, i punti di svolta di El Tanghero qui sul canale o un po' nella vita in generale. Arrivati a questo punto, come sempre, a me non resta che darvi un bacione grandissimo a tutti, un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a io!